Buongiorno a tutti gli appassionati di basket piombinese e non, siamo qui per le nostre interviste live. Stamani arriviamo dopo una nottata dove probabilmente con l'adrenalina molti di noi non avranno dormito e abbiamo due ospiti particolari, due dei protagonisti dell'impresa di ieri. Abbiamo con noi in studio Lorenzo Formica, il nostro coach, e Mattia Venucci, il nostro capitano. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. Allora, cominciamo da Lorenzo. Lorenzo, ti faccio ovviamente i complimenti, grande butto da head coach in giallo-blu, ma ti domando, un po' di emozione c'è stata nel sostituire Damiano proprio in una partita così importante? L'emozione c'era perché non avevo mai allenato una partita da capo allenatore in un playoff. Ripeto, la bravura di Damiano è che da quando è arrivato ha dato sempre a tutti credibilità, valutando lo staff come davvero, non sono parole retoriche, come una parte unica, tant'è che ieri se abbiamo avuto dei momenti di up, dei momenti di down, dei momenti di grande carattere, dei momenti in cui abbiamo magari arrancato un po', non è cambiato niente rispetto alle altre partite. I ragazzi sono stati, come sempre, super attenti, precisi nel provare a fare quello che ci chiediamo tutti dal 16 agosto. Comunque sì, ero abbastanza emozionato, lo ammetto. Comprensibile, Lorenzo, comprensibile. Mattia, a te ti chiedo, avresti mai pensato, fatto una prestazione ieri sera notevole, e avessi mai pensato nel periodo dell'infortunio, nel recupero dell'infortunio, di riuscire a tornare a questi livelli? Ma sicuramente c'era la speranza di poter tornare a giocare a certi livelli o comunque fare delle buone prestazioni, però sai, l'infortunio comunque è arrivato anche mi sento giovane ma non sono più, la carta d'identità purtroppo non mente, quindi lo speravo, però devo dire anche che ho lavorato tanto per cercare di tornare a giocare come riuscivo, ecco. C'era tanti punti interrogativi, sono contento, ma sono contento soprattutto della vittoria di squadra. Lorenzo, entriamo nel merito della partita. Credo almeno così dicano i dati, sai, io sono uno che legge i dati, voi siete quelli e me li dovete interpretare, e leggendo i dati la partita è girata fra il primo e il secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo subito tanto all'attacco di Ruvo, 49 punti subiti, nel secondo ne abbiamo subiti soltanto 35 e solo 7 nel supplementare. Cosa hai detto ragazzi nello spogliatoio? Hai toccato qualche chiave? Hai cambiato qualcosa nel piano di gioco?
No, no, noi abbiamo come idea da sempre pensare a noi e quindi non ci sono piani B, piani C, c'è soltanto migliorare quello che vogliamo fare. Dalla prima azione del terzo quarto abbiamo soltanto alzato di più l'attenzione sulla pressione della palla, di conseguenza loro hanno giocato in spazi meno confortevoli e hanno avuto soluzioni più complicate e di conseguenza in attacco noi avevamo modo di giocare in modo più equilibrato e fare soluzioni, le soluzioni che vogliamo fare noi. Cioè, la prima soluzione, se non c'è, continuare perché siamo messi bene e possiamo sfruttare seconde e terze opzioni. Sì, quella indubbiamente è stata una chiave della partita, l'abbiamo parlato anche ieri sera anche insieme a Edoardo, l'ha sottolineata anche lui, la condivisione che in inizio partita era un po' mancata. Mattia, a te ti chiedo in particolare riguardo al carattere della squadra. Ieri vi siete trovati spesso in situazioni di grande, non difficoltà, diciamo, però sotto nel punteggio, spesso in doppia cifra, addirittura. In quel terzo quarto, in quel secondo quarto, dopo essere arrivati a meno uno, vi hanno rispedita a meno 16. Poteva essere una mazzata davvero che avrebbe stroncato le gambe anche un elefante. Invece avete reagito ancora. Ti volevo chiedere, qual è stata la molla che vi ha fatto reagire, quel particolare che vi ha dato questa forza? È stata la spensieratezza con cui avete affrontato questa gara, perché voi non avevate pressione, come si era sempre detto, mentre il Ruvo ne aveva di più. O cos'altro è stato che vi ha fatto reagire più volte, ripeto, oltre a quella del meno 16? Ma non c'è stata una cosa in particolare che ci ha fatto reagire. Sicuramente, come ha detto Lorenzo, dovevamo migliorare certi dettagli che avevamo preparato. Inizialmente le troppe palle perse l'hanno fatti correre e quindi gli hanno fatto trovare tiri aperti troppo facili per loro, per le caratteristiche che hanno. Terzo e quarto quarto abbiamo limitato questo, ci siamo dati una mano meglio al rimbalzo, soprattutto gli abbiamo un po' sporcato il loro gioco. E quindi siamo andati più sui nostri binari. Detto questo, sicuramente il carattere de della squadra c'è sempre stato, non è questa partita che lo dimostra, è una stagione che ha formato il carattere di questa squadra, il gruppo c'è e nonostante si fosse comunque anche meno 10 a 2 minuti alla fine o par siamo partiti meno 11, sapevamo di essere in partita. Sapevamo che potevamo portarla ai possessi finali e poi nei possessi finali non, si azzera un po' tutto, no? E quindi diciamo che siamo stati forse più cinici di loro nel portarla al supplementare, forse avevamo qualcosa in più negli ultimi 5 minuti del supplementare. Ricollegandomi a quello che ha detto Mattia Lorenzo, mi diceva nei primi due quarti abbiamo concesso a loro di correre di più. Infatti ho notato un particolare, addirittura nei primi due quarti sono stati loro ad avere più possessi di noi. E più in generale, cioè noi in questa partita abbiamo dimostrato che non siamo solo tira e corri, perché noi stavolta abbiamo fatto un numero di possessi abbastanza basso per il nostro range, per le nostre abitudini. Abbiamo viaggiato intorno all'83-84 possessi e ci siamo imposti sotto canestro perché noi, a differenza di Ruvo, abbiamo distribuito molto meglio le soluzioni, addirittura andando più verso le soluzioni da sotto. Abbiamo trovato tanti assist sotto per Berra, per Longo, per Ohilievic, per De Zardo e siamo andati anche a controllare i rimbalzi. Quindi siamo andati un po' contro quella che è la nostra natura, il corri e tira. Abbiamo dimostrato che sappiamo fare altro. Forse proprio questo ha spiazzato Rugo. Mi ricollego io stavolta a quello che ha detto Mattia. Noi abbiamo sempre dato l'impressione di essere nella partita. E noi non siamo un corri e tira. Noi siamo provare a trovare la soluzione migliore, la prima soluzione migliore, che se è un tiro da 3 punti dopo 3 secondi, è un tiro da 3 punti dopo 3 secondi. Quando siamo settati e quindi riusciamo a condividere, riusciamo a essere tutti e cinque presenti a noi stessi, c'è il lavoro sulle seconde e sulle terze opzioni. Allora possiamo andare
a colpire dentro l'area, possiamo andare a colpire su una penetrazione dopo uno scarico con la palla che è andata dentro l'area. È quello che abbiamo fatto ieri, magari iniziando meno bene, ma con la volontà di provare a farlo. E quando poi siamo riusciti a limitare le loro scorribande, perché oggettivamente nei primi 2 quarti in difesa eravamo sprecisi, quando poi abbiamo settato la cosa, secondo me, e allora non hanno più deciso loro chi tirava e a che ritmo andavamo, l'abbiamo deciso noi. Mattia, ora dopo questa vittoria, beh, diciamo in attesa lo possiamo dire, non vogliamo dire miracoli, ma in attesa. Cosa si respira nello spogliatoio? Che aria si respira nello spogliatoio? Cosa è successo ieri sera? Cosa avete fatto dopo? Ma si respira sicuramente un'aria sempre più positiva e sempre più leggera. È ovvio che vincere contro una corazzata del genere ti dà anche più morale, ecco. Ma ti dà morale nel momento in cui è una vittoria che deriva da un lavoro fatto un anno intero, quindi è, diciamo, un po', no, una certa ricompensa a tutto ciò che hai fatto. Semplicemente siamo stati insieme, abbiamo parlato, chiacchierato del più del meno, quello che abbiamo sempre fatto, però dicendoci anche che è una grandissima vittoria, ma ora c'è gara 2, poi ci sarà gara 3 e già il fatto di portarla a gara 4 è qualcosa di bello. Sicuramente, ecco, gara 2. Ci aspetta ancora di più una battaglia. Penso che Ruvo alzerà ancora di più la loro fisicità, che ha dei corpi veramente importanti per la categoria. Da parte nostra, sicuramente c'è ancora più leggerezza. Beh, Mattia, ti devo smentire però. Gara 4, non è ancora detto gara 4. Sto scherzando, eh? Sto scherzando. Noi ce l'auguriamo, insomma, non è ancora detto gara 4. Sì, devo tenere i piedi per terra, dai. Teniamo i piedi per terra, ben saldi. Lorenzo, allora, fare delle grandi imprese è bello. È molto difficile ripetersi. Noi quest'anno l'abbiamo fatto, fondamentalmente l'abbiamo fatta ad esempio con la Irons, una grande squadra del nostro girone, l'abbiamo battuta 2 volte. Però diciamo c'è stato un lasso di tempo notevole nel mezzo. Qui, a distanza di 2 giorni, troveremo una Ruvo probabilmente molto arrabbiata che cercherà di rimediare, insomma, non dico alla pessima figura, però alla sconfitta in una partita che poi aveva comandato a lungo. Quindi i tempi sono molto ristretti. Cosa hai idea di cosa si debba fare per ripetersi contro una corazzata del genere, per ripetere un'impresa? Come dobbiamo approcciare in pratica sotto l'aspetto mentale? E dammi uno spunto anche sotto l'aspetto tecnico questa seconda partita, questa gara 2. Dico una cosa scontata, dobbiamo giocare i 4 quarti come il terzo e il quarto quarto di ieri. No, non c'è molto di diverso da fare, in 2 giorni non si cambiano tante cose e non avrebbe senso perché, come ripeto, dal primo giorno noi proviamo a essere la versione migliore di quello che possiamo essere noi. È vero che non ha niente da perdere, ma nella realtà dei fatti non è vero, perché noi abbiamo lavorato un anno per arrivare a questo punto e arrivare qui dicendoci: ah, vabbè, noi non abbiamo niente da perdere, sarebbe secondo me mancanza di rispetto verso il grande lavoro che abbiamo fatto tutti, verso un pubblico che ci ha seguito tutto l'anno. E verso le nostre capacità. Noi dobbiamo giocare una serie in cui vogliamo essere la miglior versione di quello che siamo. Lorenzo, con te voglio provare ad andare un attimino in casa di altri. L'impressione che è emersa dalla partita di ieri per quanto riguarda Ruvo e un po' anche dai commenti che ho letto sulle loro pagine, è un po' un difetto, un piccolo neo e questa squadra, un difetto e un pregio, diciamo, che questa squadra ha fatto vedere durante tutta l'annata. Cioè, questa è una squadra con grandi individualità,
e forse si poggia un poco troppo su queste grandi individualità. Ieri sono stati solo 9 gli assist di Ruvo e si è cercato spesso la soluzione personale. Cosa ne pensi di questo, Lorenzo? Loro sono una squadra costruita per vincere il campionato, loro hanno delle individualità spiegatissime. Ieri probabilmente gli assist sono stati solo 9 perché nel momento in cui hanno avuto facilità nel giocare avevano soluzioni personali in cui non avevano bisogno di muovere la palla. Nel momento in cui noi abbiamo alzato l'intensità e l'attenzione, probabilmente loro si sono passati un po' di più la palla, ma non hanno fatto canestro, come era successo a noi all'inizio della partita, anche quando poi avevamo cominciato a muovere la palla. Io non so se un neo, un non neo, loro sono forti, loro sono veramente una bella squadra. E essere riusciti a portarli via un punto intanto è una cosa che per noi è molto importante. Mattia, però a te devo dire, l'avete combinata davvero grossa. L'avete combinata davvero grossa perché qua, cioè, le persone hanno già prenotato l'ombrellone al bagno, hanno tirato fuori la sacca del mare con la crema da sole. Cioè, e ora che facciamo? Qui bisogna rimediare a questo punto. Mattia, cosa pensate di fare per rimediare a questo pasticcio che avete combinato? Beh, sicuramente le ciabatte, il pareo, la crema possono aspettare. Però la cosa che devo dire è che noi non, cioè, non siamo veramente la mentalità non è che siamo venuti qua per farci 5 giorni in Puglia. Sapevamo di poterci provare, poi che ci siamo già riusciti in gara 1 è tanto meglio. Però anche nelle prossime gare noi vogliamo provarci, vogliamo dire la nostra, vogliamo metterli in difficoltà. È ovvio che, appunto, come ha detto Lore, è una squadra veramente importante, veramente forte. È arrivata prima a pari merito nell'altro girone, non è che in un anno, quindi sono veramente tante partite. È difficile, è tosta, sarà ancora più difficile in gara 2 e così via in gara 3, però un passo alla volta. Ora c'è tanta, tanta adrenalina dopo la vittoria di gara 1. Da una parte è bene, da una parte ancora non aver capito bene cosa abbiamo fatto nella vittoria. Anche quello è un bene perché giochi subito e quindi ci godiamo il momento. Va bene, allora io vi lascio l'ultima parola per un saluto ai tifosi e purtroppo non sono potuto starvi vicini, ma ieri vi posso dire al nostro bar, al Movida da Vincenzo, c'era veramente una curva a fare il tifo e vi lascio una parola per loro, Lorenzo e Mattia. E allora io ho visto le immagini e c'era veramente tanta gente, c'era tanto entusiasmo. È vero che non sono potuti venire, però a questo punto abbiamo l'opportunità di avere almeno una o due gare in casa e quindi avremo la fortuna di poter giocare davanti a tutto questo. Beh, anche a me sono arrivati i video dei tifosi al Bar Movida e tantissimi messaggi e ne approfitto veramente per ringraziarvi. Penso che tutto l'ambiente, i tifosi, la società si siano meritati una soddisfazione del genere. Il fatto che ci sia minimo una partita, se non due partite in casa, tanto meglio perché comunque il pubblico di Piombino ha sempre risposto presente a certi tipi di partite di un'importanza così e quindi niente, vediamo, sosteneteci anche in gara 2 e poi vediamo le altre partite cosa viene fuori. Va bene, grazie, vi ripeto, grazie mille per quello che avete fatto. Domani sera saremo ancora tutti voi con il cuore e venerdì vi aspettiamo al Palatenda. Grazie. 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 Allora, abbiamo terminato questa intervista e i nostri ragazzi sono ben motivati, tranquilli. Beh, chi lo dice domani sera ci possiamo divertire ancora? E poi vi aspettiamo tutti al Palatenda venerdì. Venerdì sarà una bolgia e questa volta saremo tutti vicini alla squadra. Vi
Vi ringrazio per averci seguito e alla prossima. Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony.